Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pizza veloce senza lievito. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, semola di grano duro, acqua frizzante, olio extravergine d'oliva, sale, bicarbonato e succo di limone. Per il condimento, salsa di pomodoro condita con olio, sale, pepe e origano e scamorza. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, la semola, l'olio, il sale e l'acqua frizzante. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti in modalità spiga. A questo punto, in una ciotolina, versare il bicarbonato, il succo di limone, mescolare con un cucchiaino e mettere il composto nell'impasto. Ed azionare il bimby per un minuto in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferirlo su un piano di lavoro. Abbiamo rivestito una teglia con carta da forno, adesso ungiamo un po' con olio la superficie della pizza e stendiamola con le mani. Condire con la salsa di pomodoro. Cuocere in forno preriscaldato statico a 250 gradi circa per 25 minuti. Aggiungere successivamente la mozzarella e mettere nuovamente in forno fino a quando il formaggio non sarà fuso. La pizza è cotta. Impiattare, polverizzare con dell'origano e irrorare con un filo d'olio e servire. Pizza veloce senza lievito. Grazie e alla prossima ricetta!